Allora, io oggi dovrei essere contento, no? Perché dici, cavolo, hai vinto, sì, 4-1, magari 4-1, 3-1, insomma, comunque hai dominato, il Belgio ha fatto poco o niente. Eppure, io non posso esultare perché abbiamo perso vergognosamente con la Polonia. Allora, sì, intanto ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati al vostro Simon Interista. Allora, ho detto sì, nello scorso video me la sono presa con la sfiga, me la sono presa con, insomma, la Polonia che si è chiusa a riccio. Che in effetti è giusto, abbiamo preso un palo, non ci hanno dato un rigore, ok. Però, cavolo, cioè, la Spagna oggi gliene ha fatti 5, regà. 5 gliene ha fatti alla Polonia. Cioè, no, 1, 2, 5. Noi in 90 minuti non siamo stati in grado di segnare un gol, raga. Un gol. Se noi avessimo segnato un solo gol, adesso noi eravamo già alle semifinali. Uno ne basta. Cioè, raga, per un gol non siamo andati alle semifinali. E oggi addirittura, siccome la Spagna si è divertita contro la Polonia, raga, perché parliamoci chiaro, la Spagna non si è manco impegnata contro la Polonia. Caffa, 5-5 ne ha fatto 5. 5. E quella difesa che tanto millantavano, la difesa di ferro, la Polonia si è difesa di ferro. No, regà, parliamoci chiaro, siamo stati noi che abbiamo fatto. Cioè, la colpa è pure la nostra, è inutile che stiamo a parlare. Sì, è vero, abbiamo preso un palo, ma solo con tiri da fuori. E adesso lo so che voi mi direte, ma sei incoerente, prima te la pigliavi con la sfiga. Sì, è vero, ma non ho mai detto che l'Italia ha fatto una partita della Madonna, eh. Ho detto che noi abbiamo fatto 87 tiri, il che è vero, 87 ovviamente sarcasticamente, perché ovviamente non è che abbiamo fatto 87, però per dire, è un modo di dire. Abbiamo fatto, non so quanti tiri, una ventina, una trentina, contro uno o due forse massimo, e abbiamo perso 1-0. Però, cioè, un conto è vero che comunque hai fatto 30 tiri e la sfiga, il palo, il rigore non dà, e va bene. Però, regà, pure oggi si è visto. Oggi ci siamo mangiati due o tre gol clamorosi. Barella, che per quando gli possa voler bene, regà, Barella. Io ho due pupilli, regà. Io ce n'ho due di pupilli. Uno è Barella e uno è De Ligt, che lo amo. Che tra l'altro adesso sta per andare alla Juve. Però, vabbè, non ne parliamo perché non ne voglio parlare. Barella oggi, regà, porco due, ma come fai a sbagliare quel gol? Stai davanti alla porta, davanti. Soffi su quella palla ed entra, soffi. Così, ci sputavi, invece di sputare per terra sul campo, sputavi sulla palla, quella entrava, invece no, la colpita di testa sei riuscita a mandarla fuori, stavi tanto così dalla porta, cioè me telefono, questa distanza qui sei riuscito a mandarla fuori, questo è il problema, regà, noi creiamo e non concretizziamo mai, regà, non è in una partita, non è che ci avremmo sempre 80 occasioni da gol come oggi. Oggi ce n'è avuto un sacco e quindi abbiamo segnato. Ma in una partita in cui di occasioni come in una partita come quella con la Polonia, in cui di occasioni te ne capitano veramente rarissime, perché comunque la Polonia, regà, parliamoci chiaro, si è messa, ha chiamato pure gli zii, la famiglia per mettersi davanti alla porta e non fa entrare la palla, perché cioè, non, che ha fatto la Polonia? Ha fatto un tiro in porta da schifo, pur non è che abbia fatto il tiro della Madonna. Ha fatto un tiro schifoso ed è entrato. Tra l'altro, un altro dato statistico, noi, raga, in tre partite abbiamo sempre subito gol. E questo, raga, non va bene. Cioè, io sono uno di quelli che pensa che non importa se subisci un gol, basta che ne fai tre o quattro. Ma nel momento in cui tu subisci un gol e ne fai zero, e lì c'è un problema. Lì c'è un problema. A me non interessa tanto il subire il gol, ok? Tralasciando oggi che comunque interessava anche la differenza reti, quindi ho un po' roso per quel gol, ma alla fine comunque ne abbiamo fatti tre e mi va bene. Quando tu subisci il gol, tu lo devi anche fare. Tu li devi fare i gol contro la Polonia. Devi concretizzare una squadra che non concretizza, arriva sotto porta e sbaglia. Locatelli si è mangiato un gol pure lui, ragazzi. Cioè, davanti alla porta l'ha spedita fuori. Cioè, non è possibile. Tutte queste occasioni bisogna concretizzarle. Non è possibile che ogni volta dobbiamo arrivare al, non so, al 60esimo che ancora stiamo 0-0 o ancora non abbiamo segnato, sperando di non stare sotto nel punteggio. Questo è il problema, raga. Noi non concretizziamo le azioni e questo va messo a posto. Non è possibile se tu stai davanti alla porta. Raga, abbiamo una squadra di fenomeni, una delle tra le migliori dell'Europeo, se non la migliore.
e non riusciamo a segnare, o meglio, riusciamo a segnare ma con enorme fatica. Prima, cioè il nostro problema, raga, è segnare il primo gol. Quando segniamo il primo gol, da lì ci sblocchiamo. Infatti oggi che è successo col Belgio? Abbiamo segnato il primo gol e da lì poi liscio, liscio, a parte il gol del Belgio, però liscio, liscio. Ne potevamo fare 4-5 minimo, però il nostro, noi non riusciamo mai a concretizzare, ci mangiamo i gol davanti alla porta e fare il primo gol di una partita è un calvario, è un calvario e non va bene. Oggi finalmente Di Biagio si è deciso a cambiare sti terzini che veramente Di Marco e Achapong, non so chi crossava peggio, oggi per fortuna ha pescato due terzini che sanno crossare la palla. Meno male, infatti si è visto, raga, infatti si è visto, i cross erano migliori rispetto a quelli con la Polonia. Contro la Polonia, raga, veramente cross tutti sbagliati sul fondo, uno peggio dell'altro, cioè no. Raga, cioè se noi stiamo rischiando di non andare alle semifinali per una partita sola. Una! E abbiamo battuto la Spagna in casa. Cioè, questo è il. Noi abbiamo fatto vedere i sorci verdi alla Spagna, che è tra le migliori comunque. Secondo me, Italia e Spagna sono le due migliori dell'Europeo. Abbiamo fatto vedere i sorci verdi alla Spagna e ci siamo fatti appoggiare le palle in testa dalla Polonia. E questo è inaccettabile. Inaccettabile. Mo, raga, io. Il fatto adesso lo sapete qual è? Francia e Romania. Cioè, io. Non guardo tanto la Danimarca quanto più che altro Francia e Romania, perché sono quelle là che devono. È la Francia che deve rimanere là dove sta. Perché se poco poco la Francia. Perché se pareggiano è finita. Cioè, se pareggiano chiudete baracca e burattini, è finita. Ma è quello il problema. La Francia deve giocare con la Romania. E la Romania sta prima nel girone della Francia, quindi vuol dire che loro tranquillamente se fanno un bel biscottone dicono vabbè, passo io, passi tu, passiamo insieme. Qual è il problema? 0-0, 1-1, quello che vi pare, basta che pareggiamo e finisce là. Quello è il fatto, quello è il fatto. E io domani mi sorprenderei se non lo facessero, perché poi la Francia con l'Italia, figurati, e che non perdi occasione per eliminare l'Italia. Che stai a scherzare? L'Italia in casa, poi figurati, sarebbe uno smacco triplo. Eliminare l'Italia in casa, che poi tra l'altro ci siamo eliminati da soli, ma quello è un altro discorso. Niente, raga, detto questo, come al solito scrivete nei commenti cosa ne pensate, che sto avvilito veramente tantissimo perché abbiamo vinto, ma non basta. Come al solito, raga, iscrivetevi anche al canale attivando la campanella per stare sempre su tutti i miei video. Mi piace, seguitemi su Instagram e speriamo che Dio ce la mandi buona. Ci vediamo al prossimo video.